Vittoria scontata, 3 punti che consentono al Sambiase di conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il capitombolo con la Cireale e mettersi in una posizione adesso migliore. Sì, avevamo necessità di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, quindi è stata questa partita fuori casa, abbiamo sfruttato al meglio, siamo partiti bene, abbiamo archiviato già nel primo tempo, quindi dispiace vedere l'avversario in queste condizioni perché noi abbiamo grande rispetto per queste persone, quindi il calcio è fatto anche di queste cose, è buon per noi che diamo continuità e abbiamo avuto l'opportunità per accorciare la classifica. Mister, pensate di poter arrivare alla salvezza diretta? Ritengo che ci sono tutti i presupposti, mancano 6 partite, la classifica è abbastanza corta, quindi ci sono tantissimi scontri diretti, no, domenica abbiamo una partita delicatissima in casa contro la Nissa, quindi ci sono tanti scontri diretti, la classifica è corta, può succedere di tutto a patto che si stia concentrati e determinati. La Nissa ha vinto, è in rimonta, quindi un match che deciderà almeno la retrocessione diretta qualora il Nizza non dovesse vincere. Beh, sicuramente noi in caso di vittoria ce la giocheremo alla grande, poi avremo grandi possibilità di salvezza diretta, quindi come dicevo prima uno scontro diretto, abbiamo fallito quello contro la Cireale, ci siamo ripresi subito, quindi cerchiamo di non sbagliare la prossima che per noi sarebbe una partita veramente, sappiamo che sarà difficile, però sappiamo anche che abbiamo le qualità per farcela.